Tutti e due siete qualificati per i 50 e 100 run a Glasgow. Quali sono gli obiettivi? Per quanto mi riguarda, gli obiettivi sono i 50, confermarmi sicuramente tra i primi, perché l'anno scorso anche a Budapest ero secondo degli europei, quindi mi piacerebbe giocarmi una medaglia, e nei 100 prima di tutto guadagnarsi una buona finale, perché l'anno scorso i 100 non sono andati benissimo, quest'anno i tempi sono buoni, quindi bisogna comunque andare forte anche per essere premiati. Poi si vedrà. Per me sicuramente centrare le due finali è l'obiettivo, diciamo, primario. Se dovessimo descrivere con una parola la tua carriera, probabilmente useremmo il termine resilienza. Nel frattempo è arrivato Marco Orsi. C'è un motto che ti ha accompagnato in questi anni e cosa ti ha spinto a non mollare mai? Un motto? Però cosa mi ha spinto a non mollare mai? La passione per questo sport, perché mi è sempre piaciuto anche allenarmi in qualsiasi momento, ora come anche nei momenti peggiori, quindi questo è stato il motore principale di tutta la mia carriera. Riccione all'alba dei 30 anni, il personal best nei 50 e nei 100. Se si replicassero i tempi a Glasgow, saresti a podio in entrambe le gare. Pensare di battere Piti però in vasca lunga è l'obiettivo? Sì, no, è vero. No, non è l'obiettivo, però prima di tutto pensare di battere di nuovo me stesso, quindi fare i miei migliori sicuramente è un buon obiettivo. Poi è vero quello che hai detto tu, che sono due buoni tempi, nei 100 non so se ho il podio in realtà, però vediamo, dai. Piti, batterlo diciamo che dipende molto da quello che fa lui, perché se fa 25-9 non si può neanche pensare, però sai, se io faccio il mio tempo qualcuno l'ha già battuto, quindi vediamo. E recentemente hai fatto un tatuaggio di Darth Fenery sul polpaccio. E chiedi l'aiuto della forza prima di salire sul blocco? Assolutamente sì, esclusivamente il lato scuro. E invece tu stai pensando di fare un tatuaggio di Jedi oppure no? No, direi di no. Siamo molto appassionati di Star Wars, ma non me la sento. Team musica e team silenzio, due modi diversi per approcciarsi alla gara. Chi si carica ascoltando la musica, chi invece va molto più... Io sono team silenzio. Team silenzio, tutti e due team silenzio, ok. Sono Giulia Efimova. Qualificato due volte per doping, poi riammessa a Rio 2016. Ha uno stile di nuotata straordinario, però il passato per doping, cosa ne pensi? Qual è... Guarda, lei, cioè, il suo modo di nuotare è veramente, cioè, secondo me è bellissimo da vedere, efficace, assolutamente un atleta, cioè perlomeno io prima della prima squalifica era, come dire, diciamo, la regina della rana, no? Poi sinceramente mi è veramente scesa in una maniera impressionante. Non condivido assolutamente il fatto che dopo due squalifiche lei possa comunque gareggiare in mezzo a noi, però dopo tutto noi non siamo, cioè noi non abbiamo il potere di decidere queste cose, quindi semplicemente è un avversario come un altro. Luca Dotto ha lanciato la campagna Io non sto zitto contro il mondo del gossip sportivo, perché in Italia sembra che ci siano sport di serie A e sport di serie B, e il nuoto troppo spesso è confinato alle ultime pagine dei quotidiani sportivi. E cosa ne pensate? Qual è la vostra opinione riguardo? La mia opinione riguardo è che il mondo delle gare del nuoto dovrebbe essere proprio un po' rivoluzionato. Al momento noi ci meritiamo probabilmente questa visibilità, perché io sono uno dei primi appassionati di Formula 1, calcio, Milan. Mi rendo conto che lo spettacolo che danno loro per quanto riguarda il calcio più che altro è più continuativo. Ogni domenica o anche tra settimana c'è, cioè, comunque può esserci una grande partita e gli appassionati possono seguire. Noi facciamo 2-3 grandi appuntamenti all'anno e quindi la gente si dimentica anche di te durante quei 6 mesi, quindi secondo me dipende proprio da chi ci governa. Chi governa il mondo del nuoto evidentemente deve fare ancora molta strada. Martina, condividi? Sì, condivido pieno. Cosa rappresenta il nuoto per voi? Ma il mio lavoro, passione. E ultima domanda, Martina, recentemente ti sei trasferita a Imola per gli allenamenti con Fabio, come ti trovi, come sta andando? Benissimo, qui è un rompiscatole assurdo, il mignolo incredibile, però no, se litighiamo più spesso. Sì. Però assolutamente sono motivata e mi speriamo bene.
grazie di cuore, in bocca al lupo per tutto, okay. E forza Italia Glasgow. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.